Grazie, grazie. Buonasera Presidente, vi sei la B dell'auditorio. Presidente Fedespacchi. Buonasera Presidente. Portarvi farò un piacere. Il Presidente della Repubblica. Signor Presidente della Repubblica, onorevole Sottosegretaria, autorità presenti, rappresentanti delle aree protette italiane, oggi siamo qui per celebrare i 100 anni delle prime due istituite. Per volontà dei Presidenti Cannata e Seris, le manifestazioni di questi giorni e quelle che seguiranno fino all'anno prossimo celebreranno i 100 anni di tutto il Sistema Nazionale delle Aree Protette. Signor Presidente, gentili ospiti, un cordiale saluto a tutti e grazie per essere qui con noi oggi in questa grande festa della natura. Un particolare saluto al Presidente Mattarella, che ringrazio per essere qui al Villaggio dei Parchi, al Parco della Musica, per incontrare i parchi nazionali e le aree protette italiane che insieme festeggiano i loro decanni. Repubblica, onorevole sottosegretario, signore e signori sindaci, autorità. Intervenendo nel ricco dibattito parlamentare che portò all'istituzione del parco, l'allora presidente del Consiglio Francesco Saverio Ditti disse che nutriva speranza di vedere presto costituito il Parco Nazionale del Gran Paradiso insieme con quello appenninico per l'incremento della scienza e per il sempre più alto decoro d'Italia. Per tale motivo abbiamo voluto festeggiare insieme il centenario dei nostri due parchi. Perché insieme abbiamo percorso 100 anni per la natura, come recita il motto che abbiamo scelto per questa ricorrenza. È un'occasione straordinaria trovarsi insieme per festeggiare i 100 anni dei parchi del Gran Paradiso e dell'Abruzzo, del Parco Abruzzo, Lazio e Molise, a maggior ragione oggi che è proprio la giornata mondiale della Terra. Saluto e ringrazio il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per averci onorato della sua presenza. E porgo i saluti a nome del Ministro Roberto Cingolani, assente per una missione istituzionale. Grazie.